faticosa, faticosa. Due set giocati bene contro Sora in difficoltà. Puntata numero 26 di BMW, buonasera e ben ritrovati. La videosigla di questa prima parte dedicata al volley ci racconta come finisce la stagione della Globo BPF Sora in una gara 4 di semifinale contro Cantù, fuori dai playoff, la favorita non solo dei playoff ma dell'intero campionato. Anche questo purtroppo è lo sport che stasera commenteremo, come ormai facciamo abitualmente dal mese di ottobre, con me per quello che riguarda il volley, Cristina Iorio. Ciao Cristina, ben ritrovata. Ciao Alessandro, ben ritrovati a tutti voi. Io vi ricordo sempre il nostro contatto Twitter, @BMWExtraTV, per ricevere i vostri commenti e se volete fare anche le vostre domande ai nostri ospiti. Due ospiti oggi in casa Globo BPF Sora, ha fatto da tramite anche per quanto riguarda la nostra redazione un po' per tutto nella stagione in corso, e per questo anche va ringraziato, anche perché insomma quando si parla della dirigenza ci sono tante persone che lavorano dietro la scrivania, che concretamente fanno davvero un ottimo lavoro. Ben ritrovato al team manager Adi Lami, ciao Adi, buonasera. Buonasera, buonasera Alessandro, buonasera a tutti i telespettatori. Dando questa puntata con te e non solo con te, cercheremo di dire la nostra, di raccontare quello che è successo in questo weekend, ma non c'è solo il team manager Adi Lami stasera con noi, ma anche è tornato a trovarci, e lo ringraziamo anche per questo, il capitano della Globo Nicola Daldello. Ciao Nicola, ben ritrovato. Buonasera a voi e grazie per essere qui, perché non è facile soprattutto in questo momento. Grazie. Piacere mio. Andiamo a vedere cosa è successo. Ci facciamo raccontare da Cristina Iorio nel nostro servizio di apertura come purtroppo siamo arrivati alla conclusione della stagione con il 3-1 nella serie con Cantù per la Globo BPF Sora. Al Palaparini di Cantù il sogno promozione della Globo BPF Sora, che per il secondo anno consecutivo esce anzitempo dai playoff. Semifinale maledetta, maledetta dagli infortuni e dalla condizione fisica con la quale la squadra del padron Giannetti è arrivata all'appuntamento più importante della stagione, dopo aver perso durante la regular season il treno per la promozione diretta. Nei quattro match disputati contro Cantù è stato evidente il divario nella tenuta atletica e fisica fra le due formazioni, con i sorani che in tutti e quattro confronti hanno avuto momenti di calo preoccupanti, dovendo poi spingere oltremodo per raggiungere gli avversari e cercare di agguantare gara 4. Neppure il cambio di panchina con il ritorno di Alberto Gatto in veste di capo allenatore è stato sufficiente. Per aggiudicarsi la serie, alla Globo sarebbe servito forse un miracolo, oppure che la scelta drastica di esonerare Fenoglio avvenuta dopo gara 1 di semifinale fosse stata fatta prima. Con i se e con i ma però non si costruisce la storia, i fatti raccontano di una corazzata Sora che avrebbe dovuto ammazzare il campionato in perenne emergenza, che ha toppato scontri che le avrebbero potuto consegnare il primo posto e fallire nella seconda occasione che il campionato le offriva. E di Cantù, costruita per salvarsi, arrivata sesta e oggi in corsa per la prima volta nella sua storia per la massima serie. Guardando al futuro, qualcosa nel suo operato la società Bosca dovrà rivederlo, sempre che l'errore non sia stato già individuato con l'allontanamento del DS Alberico Vitullo. Ma la famiglia Giannetti sarà pronta a vedere il futuro della sua società ancora in A2? L'interrogativo conclusivo di questo servizio è quello che più che altro preme a tutti i tifosi di Sora, ma avremo modo e tempo nelle prossime settimane per carpire come il patron Giannetti e la sua famiglia avrà intenzione, e se avrà intenzione, di proseguire il progetto Globo. Rimaniamo però su quello che è stata la serie con Cantù. Adi,
difficile in questi casi trovare sempre parole, scusanti, giustificazioni o quant'altro. Ti chiedo cosa non è andato. Cosa non è andato? Forse ancora si è troppo presto, insomma, per poter capire cosa effettivamente era o lo è stata la problematica o l'inghippo principale che ci ha fatto fermare la corsa verso la finale della parte del campionato. Potrebbero essere tante le problematiche, sicuramente una di quelle è stata la gestione di un campionato dove varie problematiche di infortuni, insomma, non ci hanno lasciato neanche questa stagione tranquilli. Insomma, negli ultimi 3 anni penso di non aver fatto un campionato con il sestetto titolare almeno il 60-70% delle gare giocate durante il campionato. Così lo è stato anche quest'anno e penso sicuramente la causa principale è stata questa. Poi dimentichiamo forse che, sentivo prima il servizio, Cantù sì, è una squadra formata per salvarsi, perché è arrivata sesta o settima nel campionato, ma i playoff è un'altra storia. Lì ovviamente gli equilibri di un gruppo vengono fuori fattori campo, come lo è stato anche per Cantù, il quale praticamente ha sfruttato al massimo il campo, accompagnato da una cornice di pubblico che penso in A2 in quest'anno non ho mai visto nessun altro palazzetto così partecipe e unito alla squadra. Quindi le problematiche ovviamente adesso a mente calda ancora, perché l'ultima partita l'abbiamo giocata 2 giorni fa, faremo sicuramente ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, un'analisi un po' più dettagliata per vedere realmente dove abbiamo mancato durante questa stagione. Ecco, Adi, parlando degli infortuni, perché ogni settimana gli ospiti della Globo venivano qui e ce ne annunciavano uno praticamente, è stato un po' un bollettino di guerra. E uno ne abbiamo qui oggi. Ecco, infatti. Quanto secondo te è in parte attribuibile alla sfortuna, quanto invece a un approccio magari un po' eccessivo, lo possiamo dire, nel... Ma questo secondo me non sono io purtroppo la persona più accreditata. Sicuramente il lavoro che lo staff fisioterapico ha potuto affrontare quest'anno è stato uno di quegli anni più attivi, diciamo. L'infermeria è stata purtroppo, ai noi, tutta la stagione non vuota. C'era una, addirittura 2 o anche a volte 3 atleti che lo riempivano. E quindi principalmente anche, è un problema anche di sfortuna. Alcuni insomma sono anche sicuramente dovute alla sfortuna. Per citare sicuramente l'ultimo accaduto al centrale Tomasetti, insomma, la frattura di un dito per un gesto fatto nell'azione di Muro, insomma, vuol dire, c'è poco da interpretare, è sicuramente sfortuna, cioè nel senso, uno ha messo la mano male e è successo la frattura. Nicola, tu hai avuto anche un infortunio abbastanza particolare, soprattutto per il tuo ruolo di palleggiatore in questa stagione, insomma, che ha complicato parecchio la stagione della Globo, ma soprattutto la tua presenza in campo. La squadra ha cercato di lottare, e questo va comunque rimarcato, perché nelle ultime 3 partite, sempre tie break, la stanchezza chiaramente ha il suo peso specifico, soprattutto quando si deve affrontare una lunga trasferta per 2 volte appunto in una settimana. Al di là di questo, è chiaro che la rabbia e la delusione è tanta da parte vostra come giocatori, dopo anche quello che è successo con l'esonero di coach e DS.
Sì, io penso che se una squadra non riesce a vincere il campionato, i play-off sono l'unica cosa che conta. E nel momento in cui noi arriviamo in uno stato psicofisico non ottimale, il nostro livello si abbassa notevolmente. E questo è successo. Quindi una squadra anche come Cantù, che comunque ha dimostrato di giocare bene, perché prima di noi ha vinto contro Matera, che era un'altra squadra che è andata molto bene durante l'anno. Però noi comunque, sia l'andata che il ritorno, abbiamo vinto facendo 3 punti. E poi ci ritroviamo ai play-off, dove invece addirittura nella prima gara sono avanti loro, sembra di giocare contro Macerata. E poi effettivamente c'è stato molto equilibrio, quindi la differenza di 1 o 2 palloni, il tie break può succedere di tutto, è andato bene a noi, è andato bene a loro, e merito a loro che hanno sfruttato l'occasione nel migliore dei modi e sono riusciti ad andare in finale. Ecco, problema esonero, non vorrei insomma stare lì a mettere di nuovo il dito nella piaga, però credo che per... chi ci segue e chi vi segue, soprattutto chi vi ha seguito durante tutto l'anno, sia importante un po' cercare di capire cosa sia successo in quei momenti, soprattutto nello spogliatoio, perché da qualcuno in qualche modo ha detto si è trattato anche di un gesto della squadra contro l'allenatore, anche se mi viene da pensare che in quel caso la squadra avrebbe potuto fare quadrato contro l'allenatore molto prima, quindi senza dover arrivare alla semifinale. Ecco, quindi voi come l'avete gestito? Tu come capitano soprattutto hai gli umori dello spogliatoio? Io l'unica cosa che posso dire a riguardo è che la squadra non ha mai giocato contro l'allenatore, ha sempre cercato di fare quello che lui diceva e nel migliore dei modi possibile. Poi l'esonero sono scelte non nostre e quindi non vorrei entrare in merito, insomma. Diciamo che chiaramente quando poi arrivano questi tipi di risultati si accavallano anche le voci, no? C'è chi nell'ambiente è più magari nostro giornalistico, che è quello che poi mette più polemica anche, andando a vedere la stagione, correggimi se sbaglio Cristina, ha pensato ma perché a quel punto, complice quello che è successo con la Coppa Italia e la debacle del genere al quale la famiglia teneva molto, Giannetti, non si sia provveduto per tempo, poi però sono arrivati i risultati, no? Esatto. Sono arrivati i risultati alla fine appianano anche questa sorta di alone negativo che c'è attorno all'ambiente. Tutto sommato però, semifinale persa in quel modo, di fronte, come diceva il team manager Adi, ad uno spettacolo del genere che va rimarcato, al di là di tutto e della delusione, ci sono anche immagini che, se non sbaglio, abbiamo preparato apposta per testimoniare questo. 3.000 forse anche più persone in un palazzetto dello sport per la pallavolo, in un campionato di A2 che vive di una crisi... speriamo non irreversibile ma profonda. Adi, è veramente un piacere poterlo vedere poi in una realtà molto devota al basket come Cantù, no? No, ma difatti, a parte che comunque la società di Cantù insomma è da tanti anni ben radicata, certo, però molti in Italia però, hanno il macchio sicuramente quando si parla di Cantù principalmente il primo pensiero è il basket, ovviamente. E il bello ovviamente in generale insomma del movimento pallavolistico nazionale è sicuramente vedere un palazzetto, al di là della presenza che sicuramente magari anche altri palazzetti l'avranno avuto durante la stagione, ma è la partecipazione e il fatto di comunque accompagnare la propria squadra dal primo all'ultimo punto della partita, non solo di un set insomma. E sicuramente al quinto set secondo me è stato l'uomo in più in campo che l'ha accompagnati, noi li ha fatti credere, cioè li ha fatti far credere anche a loro insomma che ci si poteva raggiungere quell'obiettivo che hanno ad oggi raggiunto. Anche perché perso quel tie break poi iniziava tutta un'altra semifinale in gara 5, ma chiaramente così e qui, ma non si fa purtroppo né un playoff né un campionato.
A questo punto però, vedendo anche le grafiche che abbiamo preparato, c'è chiaramente dal punto di vista statistico e anche geografico un derby abbastanza spettacolare. Perché Cristina? Quasi una stracittadina tra Monza e Cantù. Sì, che farà il pienone sicuramente, perché questa è la parte alta del tabellone. Esatto, Monza che è qualificata meglio sicuramente di Cantù perché ha chiuso il campionato come seconda, si è guadagnata la finale 3-1 contro Ortona. Monza che tra l'altro era tra, non solo ha perso lo scontro diretto per salire poi direttamente in A1 contro Padova, però era comunque insieme a Padova e la Globo proprio tra le candidate per questa finale, lo possiamo dire senza ombra di dubbio. E poi dall'altro lato c'è invece Cantù che a questo punto è un po' la sorpresa di questo playoff. Si è presentato già bene contro Matera andando ad espugnare il suo campo e poi da lì è stato un crescendo per i canturini. Sì, ha raggiunto la finale, adesso dobbiamo dire insomma onore al merito, insomma meritatamente. E ha fatto un percorso netto con Matera vincendo tutte e due le gare e anche con punteggi, insomma, il 3-0 in casa e 3-2 in casa di Matera e 3-2 in casa propria, e saltando così praticamente un'ulteriore gara, eventuale 3, e poi affrontando noi. Anche lì, come ha detto prima Nicola, insomma, la nostra condizione psicologica e soprattutto fisica, in un momento vulnerabile, che si è, anche notata insomma in tutte le partite che abbiamo fatto, ha fatto sì che i giocatori del Cantù, non avendo nulla da perdere per quanto riguarda il campionato, hanno giocato con tranquillità assoluta e tirando quasi tutti i palloni come se stessero giocando nelle palestre scolastiche, insomma, senza nessun tipo di impedimento, insomma. Nicola, prima di andare a vedere anche il pre della finale con Monza, soprattutto in casa Cantù, con un contributo, ti chiedo, da capitano e chiaramente da punto fondamentale del gioco della Globo, Alberto Gatto, che ha avuto pochissimo tempo, 2 settimane, per poter cercare di dare la sua impronta a questa squadra, ce l'ha messa tutta, ha cercato, non dico di cambiare le carte in tavola perché era un po' difficile, magari darvi quelle motivazioni. Chiaramente anche per lui c'è tanto rammarico, molti avevano puntato tanto su di lui proprio per questo. È difficile ora cercare di trovare anche per un coach esperto come lui una giustificazione, perché di fatto potrebbe dire: sono appena arrivato, ce l'ho messa tutta. Però ecco, va rimarcato anche il suo tentativo, che non è stato vano, perché la squadra ci ha messo del suo grazie anche ad Alberto Gatto. Sicuramente, sicuramente Alberto ci ha dato una grossa mano e penso che da gara 2, gara 3, gara 4, insomma, si sia visto un netto miglioramento rispetto a gara 1, anche se non è stato sufficiente. Ovviamente anche lui non è che può fare i miracoli, abbiamo fatto 4-5 allenamenti assieme, perché poi tra trasferte e partite il tempo è stato poco, però indubbiamente nel poco tempo che è stato in palestra ci ha dato una grossa mano, ci ha dato tranquillità e degli allenamenti giusti, anche la preparazione delle partite, anzi c'è solo da ringraziarlo, insomma. Dal punto di vista della finale, come dicevamo, Monza-Cantù attirerà l'attenzione soprattutto di tutta la Lombardia, ma anche insomma delle rispettive città che vivranno con particolare entusiasmo questa finale promozione. E subito dopo la vittoria con Sora andiamo a sentire quali sono già le previsioni in vista appunto di questo derbissimo finale con Monza. Vediamo, Monza è una squadra sicuramente fortissima, ha sfiorato la promozione diretta, è una squadra che conosciamo bene, è una squadra con la quale nella regular season abbiamo fatto 2 volte 3-2, quindi la differenza non è stata grandissima. Contro Matera e contro Sora avevamo sempre perso 3-1 e abbiamo ribaltato i risultati, speriamo che con Monza
Grazie, grazie, vi ringrazio. Beh, sicuramente bravi a tutti, perché non si può arrivare in finale senza una squadra. Abbiamo dimostrato in tutti i momenti di essere coesi, di essere uniti. Cioè, bravi tutti. Queste le considerazioni alla vigilia appunto della sfida finale, che purtroppo non vedrà protagonista la Globosora. Tra un po' cerchiamo anche di capire il futuro che può avere questa squadra, questa società, e se magari ripartirà da coach Alberto Gatto o magari anche da qualche personaggio fondamentale della squadra come Capitan Daldello. Ci proveremo, almeno siamo a 48 ore dalla fine di un'esperienza in questa stagione, è ancora molto presto per fare determinate valutazioni, ma almeno ci proveremo. Intanto però si gioca nel campionato di A1 femminile, che abbiamo seguito per tutta la stagione grazie alla neopromossa IHF Volley, che già da un bel po' ha messo le valigie nell'armadio, perché tutte sono tornate a casa le ragazze appunto dell'IHF. Come domani sta gara 2. Domani gara 2, nel frattempo Piacenza si è aggiudicato l'esordio contro Busto 1-0, Piacenza che ovviamente è sempre stata dall'inizio la favorita e dunque si avvicina a confermare tutti i pronostici di inizio stagione. Vedremo come andrà, se Piacenza riuscirà nel triplete stagionale, visto e considerato che per gli impegni europei le squadre al femminile sono tutte uscite fuori molto presto. Quale futuro attende la Globo? Dalla rete, uno dei pochi giocatori della Globo a dire la sua, a commentare, è stato uno dei più giovani, anche uno di quelli sul quale si puntava molto dal punto di vista anche della qualità, no, di gioco. Esatto, Federico Bonami, il libero, che ieri, quindi ancora a caldo, poco dopo il ritorno dalla trasferta, ha postato queste parole su Facebook. Ovviamente si legge il rammarico per come è andata la stagione e nello stesso tempo però invita ad accettare le sconfitte e ripartire sulla via che ci viene incontro. Forza Sora, ti rifarai. Quindi comunque un invito, Adi, a non mollare, magari da presentare direttamente ai patron Giannetti per il futuro. Noi comunque come società abbiamo la fortuna, da ormai 7-8 anni, se non di più, forse una decina, di avere ovviamente alle spalle una famiglia appassionata, diciamo quasi al midollo, per quanto riguarda la pallavolo, che ha seguito ovviamente tutto il crescere della società, e cercando ovviamente di dargli il sussidio necessario, il supporto necessario economico, per poter far sì che raggiungessero degli obiettivi che ad oggi ci siamo arrivati fino a 2, e che da 3 anni almeno ci stiamo provando per poter lasciarla, questa categoria, e salire a quella superiore. Adi, ti chiedo un dettaglio tecnico che forse è ancora prematuro. Riformulazione dei campionati tra la 1 e la 2, tra FIPAV e Lega, ci sono sempre i soliti contrasti, i soliti movimenti anche molto politici. Che novità possiamo già dare in previsione futura? Mi spiego meglio. Lo scorso anno con l'IHF si è fatto un discorso che è durato per mesi, ma già più o meno a fine campionato, persi i playoff, si sapeva che c'era una grossissima possibilità di ottenere il ripescaggio in A1 per crisi economica, per meriti sportivi, ma in quel caso l'IHF aveva anche vinto la Coppa Italia di A2, certo, e soprattutto perché chiaramente si liberavano determinati posti nella griglia di A1. Non voglio che tu ti sbilanci, perché magari non è il caso di farlo, però le indicazioni già sono arrivate dalla Lega e dalla Federazione. No, ancora gli incontri continuano, non c'è un accordo. Potrebbe esserci un allargamento però della 1 o un restringimento? Non penso che questa sia la soluzione in primis indicata dalla Lega, e soprattutto quella che ovviamente la Federazione potrà accettare. Ci sono sicuramente ancora grossi dettagli che tra Federazione e Lega stanno cercando di mettere al proprio posto. Ci saranno ovviamente, penso, adesso siamo ancora nella finale dello scudetto per quanto riguarda il maschile, ovviamente la Lega maschile, quindi tra qui a una settimana sicuramente dovranno determinare alla fine
quelle saranno le regole per le ammissioni ai campionati, al campionato della stagione 2014-2015, però attualmente non c'è nulla di concreto, è un accordo raggiunto tra Federazione e Lega. Si stanno insomma girando un po' la palla, chi chiede una cosa e chi l'altro ne vuole un'altra. Nicola, domande di questo tipo non te ne faccio perché chiaramente da atleta hai tutt'altra visione, soprattutto della pallavolo giocata e anche di quella che sta dietro le scrivanie, per fortuna. Però ti chiedo, la città di Sora, la realtà dell'Argos Volley Sora, meritava e meriterebbe un palcoscenico diverso rispetto a quello di A2 per quella che è stata la tua esperienza? Per quello che ho visto io, sì, nel senso a Sora non manca niente, né come organizzazione né come strutture per fare la 1. Il rammarico mio più grande è proprio quest'anno non essere riuscito a portare Sora in A1, soprattutto per Sora come città, come società, ma soprattutto per la famiglia Giannetti, perché ho visto quanto ci tengono, che passione ci mettono nella pallavolo. Ti piacerebbe restare? Anche se veramente parliamo di 2 giorni dalla fine della semifinale, un po' presto. Sì, io quest'anno mi sono trovato bene, quindi non vedo impedimenti sotto questo punto di vista. Poi il mercato è, sì, quello che è, insomma. Da qua ad agosto c'è tanto di A1, ci sono tutte le vacanze estive, insomma, sì, che non si può aprono uno ancora scenario diverso. Cristina? No, soprattutto come da giocatore si riparte dopo una stagione del genere e dopo una delusione, perché credo che anche dal vostro punto di vista sia stata un po' una delusione. Ma indubbiamente una delusione. E si riparte staccando la spina e con calma, ripensando all'anno passato, agli errori che si possono aver fatto, però in primis staccando la spina, perché se ci ripensi subito poi è difficile, insomma. Se non sbaglio avrei bisogno anche di un po' di riposo, perché hai forzato parecchio il tuo braccio, tenendo conto anche del tuo ruolo, dovrai comunque riposare per un po', questo lo possiamo dire, no? Sì, sì. Io adesso ho cercato di fare il massimo possibile per rientrare e niente, adesso ci vorrà del riposo sicuramente. Adi, ci puoi dire in chiusura se la società si sta organizzando magari per un CDA, per un consiglio direttivo, se c'è un appuntamento che potrà dare da planning immediato, un punto della situazione da qui ai prossime settimane, ai prossimi giorni? Ma momentaneamente, ovviamente, come dicevamo anche all'inizio, siamo abbastanza vicini a quello che è successo domenica, insomma. Quindi sicuramente la società si darà una settimana di tempo, perché così tutti quanti cercano di metabolizzare un pochino anche quello che è stata la singola partita, ma anche una stagione passata. E poi ci ritroveremo tutti quanti e da lì poi uscirà sicuramente quello che uscirà, insomma. E ci auguriamo che siano notizie positive. Nicola, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto, speriamo di ritrovarti con questa maglia. Grazie a voi, crepi il lupo. Adi, grazie di cuore per tutto. Grazie a voi, grazie a Cristina, a te Alessandro, a Extra TV ovviamente, che ci è stato vicino in questa stagione. È stata una scommessa anche la nostra con voi e noi anche ci auguravamo che potesse finire nel migliore dei modi, ma stavolta è andata così, lo sport è anche questo. Ci si può di nuovo scommettere, magari alla prossima essere più fortunati. Assolutamente. Noi in chiusura vi ricordiamo, nel weekend, ma già domani inizieranno, dei momenti importanti soprattutto per chi segue la pallavolo giovanile in ambito regionale e nella fattispecie soprattutto per la provincia di Frosinone. Nell'area Cassinate, in particolare Atina e Cassino, la terza città è Sant'Elia Fiume Rapido, ci sarà il ormai celeberrimo un po' per tutti gli sport trofeo delle province.
tutte le province con le varie società di rappresentanza inviano i propri tesserati, chiaramente i migliori prospetti, per aggiudicarsi il titolo appunto di migliore squadra della regione. Quindi nel weekend, a partire da domani, le finali sono in programma a Cassino. Nella giornata di domenica ci saranno tutte le sfide del trofeo delle province, appunto nelle realtà di Cassino, Atina e Sant'Elia Fiume Rapido. Cristina, grazie. Grazie a te, noi ovviamente ci rivediamo per l'anteprima venerdì, un'anteprima sarà un po' mozza perché non avremo il volley e quindi ci dedicheremo sugli imminenti playoff del basket. Esatto, playoff del basket del quale parliamo tra pochissimo, sarà con noi il pivot della GZ Civeroli Alessandro Cittadini per parlare del raggiungimento dei playoff da parte di una fantastica Veroli che ha vinto con Barcellona e ha entusiasmato il Palasport. Parleremo di questo ma anche dell'intero campionato di Adecco Gold. Tra pochissimo, state con noi. Eneracque, soluzioni per l'ambiente. www.eneracque.it. CTO, costruzioni tecnologiche Ottaviani. Viscolube, oli raffinati per un ambiente pulito. Associazione Culturale Biennale Arte Contemporanea vi invita alla visione di Focus Arte, sabato ore 13:45. Il sistema servizi CISL è la migliore risposta ai bisogni e alle aspettative del cittadino con la compilazione del modello 730 ISE, RED e Unico per avere assistenza fiscale e sociale, per aiutare i lavoratori, i pensionati e le loro famiglie. E ti aiutiamo anche nella regolarizzazione e gestione di colf e badanti. Evita tempi lunghi di attesa. Prenota la tua consulenza al numero 0775 82 291. La CISL aiuta e unisce. Dai gelati alle pizze, dalle verdure alla carne, dal pesce ai cibi precotti. Un grande assortimento di prodotti per ogni palato. Oltremare non è solo surgelati, ma anche cibi freschi, beni alimentari e articoli per la casa. Il giusto compromesso tra qualità e risparmio direttamente a casa tua. Oltremare, gusta la differenza. Via Case Palmerini 7, Casamari Frosinone. Telefono 0775 28 26 39. oltremaremd@chiocciolalibero.it. Un incontro tra glamour e raffinatezza, una fusione tra classico e moderno, per una sposa romantica e femminile, sempre attenta ai particolari. Le migliori firme dell'alta moda sposa, Armani, Blue Marine, Guy Mattiolo, Alberta Ferretti, Kailand ed un vasto assortimento di modelli nel nuovo showroom. Dell'olio, pensa anche allo sposo. Nel giorno più importante, dai vita al tuo album dei ricordi. Dell'olio sposa a Ferentino, via Casilina Sud, chilometro 76. E dell'olio sposo a Frosinone, via Aldo Moro 286. www.dell'oliofashion.com. Gruppo Zeppieri Costruzioni propone in vendita in affitto a Frosinone appartamenti del complesso residenziale La Botte in via Mastruccia e di Colle del Sole in via America Latina a prezzi promozionali con pagamenti personalizzati e a zero provvigioni. Per tutte le altre proposte immobiliari visita il sito www.gruppozeppieri.com. Gruppo Zeppieri Costruzioni, affidabilità, competenza, rapidità ed efficienza. Hai bisogno di un matrimonio perfetto? Fatti un regalo e scegli il Made in Italy. Qui al Centro Casa Sposi offriamo tutto per l'arredo della tavola, arredo casa ed oggettistica da regalo. Prodotti della linea Love Tiffany, Baci Milano, Barazzoni, RCR Cristalleria, Bialetti e tanti altri ancora. Nel Centro Casa Sposi, inoltre, puoi trovare piccoli e grandi elettrodomestici della linea Kenwood, Samsung, Hotpoint. Ancora non vi basta? Per gli sposi un buono del 5% sul totale regalato e nessun obbligo di acquisto sull'invenduto. Venite a trovarci presso il nostro punto vendita a Patrica, Frosinone, via 4 strade 66.
Quando ha capito che voleva diventare anche lei attore e quindi seguire le orme di suo padre, di suo nonno? Ho vissuto... È stato flop per lui su Fiore, che ha una buona ricezione. Dadello chiama il primo tempo di Cittadino, tocca al muro di Cantù. Gerosa va da Morelli, contro il muro a due, tiene Tamburo. CTO, costruzioni tecnologiche Ottaviani. Eneracque, soluzioni per l'ambiente. www.eneracque.it. Viscolube, oli raffinati per un ambiente pulito. Una partita dove noi abbiamo subito totalmente nell'arco dei 40 minuti. È stato centrato un traguardo impronosticabile all'inizio della stagione. Beh, quando si festeggia in mezzo a un parquet sicuramente fa piacere non solo vederlo nella nostra videosigla, ma anche poterlo ascoltare con della musica ad hoc. E una festa vera e propria è stata quella di domenica al Palasport per la vittoria contro Barcellona, che è valsa la qualificazione ai playoff per la GZC Veroli, una squadra dal quale ci si aspettava di tutto quest'anno, tranne forse quello che è successo in questa regular season. Ma il basket e l'impresa di questo gruppo merita davvero un plauso da parte nostra e da parte un po' di tutti i tifosi che sono tornati a riempire il Palasport. Ben ritrovato a Paolo De Persis. Grazie, ciao Alessandro, buonasera a tutti. E ben ritrovato anche a chi ha vissuto direttamente l'intera stagione, ma soprattutto è stato protagonista in campo della vittoria con Barcellona, il pivot della GZC Veroli, Alessandro Cittadini. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Ciao. E questo bel tuo sorriso non vale non solo, al di là della nostra videosigla, ma i complimenti da parte nostra per quello che avete fatto. Sì, grazie da parte di tutta la squadra anche. Bello poter festeggiare, ma chiaramente non c'è neanche più di tanto tempo perché si parte, no? Sì, subito. Sì, i playoff iniziano domenica, abbiamo festeggiato domenica sera, come è giusto che sia. Adesso sì, già stamattina siamo tornati a lavorare, si lavora come sempre. Vedremo un po' tutto, vedremo anche dai social cosa è successo in questi giorni, con tante belle immagini che il nostro Paolo De Persis ha appunto preso, anche a favore della campagna che società e tifosi stanno portando avanti per far sì che non vada via il basket Veroli dal campionato di Ecogold, ma non scompaia proprio la realtà del basket Veroli. Avremo modo e tempo per parlarne, ma intanto cosa è successo nel weekend? Chiaramente con Ferentino fuori dai playoff dopo il KO con Verona, lo vediamo in questo servizio. This one goes out to all the lovers. What can we do for helpless romantics? We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. La vince Veroli, la volata playoff tutta ciociara della DNA Gold. I giallorossi verolani si godono il risultato sperato proprio a danno della cugina Ferentino. Dopo un solo anno Veroli torna regina del basket provinciale come da lunga tradizione, mentre gli Amaranto sono di nuovo alle prese con la delusione di aver mancato il traguardo minimo per una squadra costruita per il vertice della classifica. L'ultimo turno della regular season non ha riservato sorprese, biscotto o non biscotto, nell'incontro casalingo contro Barcellona i giallorossi di Ramondino non si sono lasciati sfuggire la vittoria, al termine di una gara che non ha
ha riservato molto pathos. Il successo bastava già di per sé per qualificarsi ai playoff, scavalcando al sesto posto la stessa Barcellona. Così è stata del tutto ininfluente la sconfitta, arrivata pochi minuti dopo a Verona, di Frentino, mandata a KO nel rush finale. Veroli trova così una gioia importante in un periodo tribolato, nel quale la partita più importante la giocherà fuori dal parquet. L'iniziativa Il futuro è adesso, lanciato dal club, va a caccia di quei 300.000 euro necessari per chiudere l'attuale stagione e potersi presentare ai nastri di partenza della prossima. Nel frattempo a Veroli si festeggia, in rete i tifosi si stanno scatenando negli sfottò contro gli omologhi trentinati e chissà se queste foto che ritraggono i giocatori verolani mentre mostrano e mangiano biscotti vogliono sottintendere anche loro qualcosa. Ora inizia il vero sogno di Veroli. L'incrocio del primo turno playoff contro la Tezenis Verona è complicato ma non proibitivo. Gli scaligeri sono stati la squadra più forte del girone di ritorno, ma cittadini e compagni possono giocarsela alla pari contro la terza forza del torneo. Ferentino, viceversa, sarà costretta a vederli da bordo campo questi playoff, dopo aver fatto lo stesso l'anno scorso. Un fallimento che dovrà indurre a riflessione il presidente Ficchi. 15 chilometri geografici di distanza, ma nel mondo del basket torna a separarli un abisso. Veroli è la rivelazione dell'anno, Ferentino il flop dell'anno. Queste le immagini e soprattutto le emozioni di un weekend che ha regalato tanta soddisfazione e anche insomma, il riscatto ai tifosi di Veroli che per tutta la stagione nei confronti di Ferentino avevano sempre dovuto abbassare testa, soprattutto perché erano usciti sconfitti, ma alla fine la resa dei conti vuole Veroli meritatamente al sesto posto dei playoff, Ferentino fuori. Ma chiaramente, non avendo nessun tesserato di Ferentino, ne parleremo se ci sarà modo e tempo nelle prossime settimane, anche se oggi chiaramente un nostro mini bilancio è giusto e doveroso. Io ti faccio la prima domanda, poi lascio chiaramente tutte le sue considerazioni a Paolo. Dal punto di vista personale ti chiedo, rivedere un pochino il film di inizio stagione, rivedere quello che è successo, anche una squadra molto spesso all'inizio definita una squadra che insomma era una squadra operaia, una squadra con tanti giocatori che avevano voglia e spirito di rivalsa ma che doveva ambire a salvarsi, vedere invece ora quello che è successo, tanto per te riscatto, nonostante insomma forse tu non ne hai bisogno vista la tua enorme, non solo esperienza ma il tuo enorme curricula, però insomma una stagione che secondo me anche te conserverai tra le più belle visto quello che è successo. Beh, sicuramente quando abbiamo iniziato la stagione diciamo che dentro, fra di noi spogliatori, ci dicevamo che il nostro sogno era il playoff, sapendo bene che la realtà era quella che dovevamo salvarci, provare a salvarci. Però giustamente il lavoro ha pagato, abbiamo sempre lavorato duro, tutta la squadra, personalmente, ho lavorato durissimo e il lavoro ha pagato. Ce la siamo tenuti per noi questo obiettivo, però perché sì, anche noi leggevamo i giornali, ci davano tutti per sfavoriti, però noi in fondo non ci sentivamo così sfavoriti. E arrivare a giocarci l'ultima partita con il destino nelle nostre mani era il nostro obiettivo e è andata grande. E siete arrivati a giocarla quest'ultima partita contro un'avversaria che forse non aveva grandissime motivazioni in questa trasferta in terra ciociara, perché Barcellona era forse più interessata alla sconfitta che alla vittoria per questo famoso derby siciliano del primo turno con capo d'Orlando, che il presidente barcellonese Bonin aveva detto qualche settimana fa di augurarsi appunto per questo primo turno. Sai che per tutta la settimana che ha preceduto questa partita si era parlato di questo possibile biscotto che in qualche modo poteva essere concordato tra Veroli e Barcellona ai danni di Ferentino per quanto riguarda l'ingresso ai playoff. Come hai detto tu, nessuno vi ha regalato nulla, così come non vi ha regalato mai nulla in questo campionato. Quanta
però vera è stata questa partita. Hai notato comunque in Barcellona non quel furore agonistico che si nota solitamente negli avversari? È stata 100% vera la partita, ma senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio. Io non credo che l'allenatore di Barcellona abbia spiegato ai ragazzi oggi andiamo piano perché vogliamo beccare Fiorentino, diciamo che vogliamo beccare Capodorlando. Secondo me è una grandissima cavolata, cioè loro hanno giocato per vincere, noi la partita l'abbiamo vinta noi in campo perché siamo stati i più bravi di Barcellona. Non c'è... È indubbio che probabilmente loro avevano meno pressione di noi, perché è così, perché se loro vincere o perdere erano comunque dentro i playoff, ma che ci hanno fatto regali non credo proprio. Certo, Barcellona è stato furbo a dire noi se perdiamo noi vogliamo perdere perché becchiamo cosa? Certo, vogliamo beccare Capodorlando, così c'era la scusa che avevamo perso apposta, ma non è vero. Chi c'era la partita, chi ha visto la partita ha visto che l'abbiamo vinta sul campo e che non c'è regalato niente a nessuno, perché la bomba che ha messo Marco Rossi, le bombe che ha messo Blizzard, le giocate che abbiamo fatto noi, le grandi giocate che ha fatto Sanders non sono state regalate, sono state fatte con la difesa. Di certo c'è stato a un certo punto del match, all'inizio del terzo quarto, in cui Veroli, dopo essere stata sempre avanti nel corso del primo tempo, si era ritrovata sotto di 6 lunghezze dopo aver subito un 11-0 di break da parte degli ospiti, e contemporaneamente a Verona arrivava la notizia di un Fiorentino che era avanti di 7-8 lunghezze, quindi a 15 minuti su per giù dal termine di quest'ultimo turno Fiorentino si ritrovava a sorpresa, se vogliamo, dentro i playoff e Veroli fuori. Allora, ci hai chiaramente convinto che non si è trattato di biscotto in quest'ultimo turno. Ci spieghi però quella foto dei biscotti che abbiamo visto in precedenza? Chiaramente nessun riferimento. Ma assolutamente, ma io questo è stato... Sono stati gentilissimi i ragazzi della Palestra Omnia, che ci fanno sempre, tutte le martedì ci faranno dei dolcetti. E questa volta per premiare i playoff ci hanno fatto ognuno un biscottino così. Ma, con numero di maglia. Ma sì, ma assolutamente, forse chi pensa male ha pensato al biscotto. Ma cioè... Però anche a pensar male... Comunque era molto divertente come cosa, molto carina. Molto anche perché le volte scorse non c'erano mai state fotografie di questa biscottata del martedì, quindi però, ecco, siccome c'era stata in questa occasione, ci chiedevamo il motivo. Tanto per aggiungere alla statistica che diceva Paolo, inizio terzo quarto che ha preoccupato non poco, soprattutto i tifosi, ma anche chiaramente coach Ramondino, ma dopo quell'11-0 Barcellona praticamente ha avuto un blackout generale e voi avete rifilato, se non sbaglio, un 19-0 di controbreak, insomma, sì, dimostrazione che la partita ha avuto anche un suo film abbastanza particolare. Ma certo, loro non è che ha fatto quel break e noi siamo stati bravi, soprattutto con Samuels che ha messo quella bomba, ha recuperato quei due palloni, magari la mia stoppata ha dato là per recuperare, ma era un momento brutto e non penso che l'allenatore gli ha detto ragazzi piano che deve vincere loro. Conoscendo Calvani assolutamente no, soprattutto. Va detto che Calvani non ha rischiato Maresca che certo. Veniva da un pestone al piede che aveva ricevuto a inizio mese, da qualche settimana è claudicante, per cui da una settimana dall'inizio dei playoff non si è sentita sicuramente di rischiarlo. Invece per Ramondino c'era come in campo Alessandro Cittadino in una prova da 14 punti e 15 rimbalzi, 9 dei quali in attacco, una prestazione da record sotto questo punto di vista contro la tua vecchia squadra Barcellona, dalla quale se vogliamo sei stato un po' tra virgolette scaricato nella scorsa stagione. L'essere arrivato con la tua squadra attuale, Veroli, anche davanti in classifica proprio a Barcellona, rappresenta anche una piccola vendetta o forse non c'erano vendette da prendersi? No, vendette da prendersi non c'erano, noi dovevamo vincere perché dovevamo andare ai playoff. C'è stata Barcellona, è stato un caso, cioè non è stato voluta. Sicuramente sono contento perché è sempre bello è sempre bello far bella figura con la squadra con cui ho giocato l'anno prima, è normale. Sono contento di aver fatto una bella partita contro Barcellona, ma soprattutto sono contento di essere andato ai playoff con Veroli. Assolutamente, poi Barcellona... anche per loro inizia un altro campionato molto molto complicato, se la Barcellona vista a Frosinone è quella che dovrà affrontare Capodorlando, ma avremo modo e tempo per parlarne. Rapidamente vediamo con l'aiuto della grafica risultati e classifica
tenendo ben conto che la nostra classifica poi può avere delle variazioni, ma che vedremo poi in un'altra grafica doc, stabiliscono i playoff. Paolo, ultima giornata che si è conclusa con qualche sorpresa, io aggiungo non più di tanto però. Sì, non ci sono state grosse sorprese, c'erano soltanto da definire le posizioni che andavano dalla terza alla settima. In particolare bisognava vedere chi tra Verona, Biella e Torino avrebbe avuto il vantaggio del fattore campo nel primo turno. Biella già ce l'aveva la scorsa settimana, il ballottaggio era soprattutto tra Verona e Torino. Verona c'è riuscita alla photo finish contro Ferentino e quindi è riuscita a chiudere la stagione al terzo posto, mentre Torino alla quinta, e poi chiaramente la lotta per le ultimissime, per l'ultimissimo posto playoff disponibile vinto da Veroli su Ferentino. In coda si era già deciso tutto da tempo con Forlì e Imola retrocesse. Ferentino che chiude questa annata al nono posto della classifica, migliora di una posizione il piazzamento dell'anno scorso, però non è certamente una progressione della quale essere contenti. Anche perché parliamo di un roster completamente diverso, di un assetto diametralmente, non dico opposto, ma che puntava a ben altri scenari, ed è questo anche giusto dirlo, tenendo bene a mente, e avremo modo magari nel corso delle prossime puntate con qualche tesserato dell'FMC Ferentino, per dire che chiaramente la partenza d'handicap, qualche partita, mi viene in mente soprattutto Biella e Trieste in casa, perse in quel modo, soprattutto al photo finish con Biella, potevano avere uno scenario diverso, ma con i se e con i ma non si vincono né i campionati né tantomeno si va ai playoff. La vediamo ora la schermata dalla regia della griglia playoff, tenendo ben conto che ora vi daremo anche con Paolo le date esatte, precise, di quando appunto inizieranno i playoff. Questi gli accoppiamenti, tenendo bene a mente che la Moncada Agrigento finora non ha affrontato nessuna delle sette squadre di Adecco Gold, proprio perché è la vincente già da oltre un mese del campionato Silver, dunque di diritto, vista la nuova formula del campionato di Lega Basket e Lega Pallacanestro, scusatemi, accede anche ai playoff di A2, così come accadeva nel campionato di A2 un decennio fa, forse qualcosa anche in più. Sì, c'è questo tabellone interessante che comincia con la parte alta, questa sfida tra le prime della classe dei rispettivi tornei Gold e Silver. Trento che ha vinto la regular season nel Gold e Agrigento che ha fatto altrettanto nel Silver. Poi la derby piemontese che promette scintille fra Biella e Torino, una delle serie più aperte di questo torneo, con la Torino di Pilastrini che vorrà sicuramente riscattare una regular season che è stata al di sotto delle attese malgrado il quinto posto da matricola. Poi un altro derby, questa volta siciliano, fra Capodorlando e Barcellona, nella parte di tabellone dove è presente anche la GZC Veroli, che andrà a vedersela con la testa di serie numero 3 Verona. Chiaramente chi vincerà questa sfida al meglio delle 5 gare, come ogni serie di questi playoff, prenderà in semifinale la vincente di Capodorlando Barcellona. Si comincia nel prossimo weekend, si parte sabato sera a Trento con la sfida fra i trentini e Agrigento, le altre partite alla domenica con Veroli che esordirà sul campo della Tezenis domenica 4 maggio alle ore 18:30, non alle 18 dunque come iniziavano le partite regolarmente del campionato, della fase regolare. Martedì sera alle 20:45 ci sarà la gara 2, sempre sul campo della meglio classificata, quindi Verona, l'esordio casalingo di Veroli al Palasport di Frosinone è previsto per gara 3 venerdì 9 maggio alle ore 21, l'eventuale gara 4 sempre a Frosinone alle ore 18 di domenica 11 maggio, l'ulteriormente eventuale gara 5 in casa di Verona. La società Basket Veroli ha comunicato proprio oggi che già domani partirà la prevendita per i biglietti di gara 3, si è mantenuto il prezzo unico della fase regolare, i biglietti costeranno 10 euro per tutti i settori. Detto questo, noi vi già anticipiamo che martedì prossimo saremo regolarmente in onda, seguiremo chiaramente già dalla fase iniziale di BMW la sfida di Veroli a Verona, una gara 2 che chiaramente seguiremo in tempo reale con tanto magari di grafica aggiornata e poi la commenteremo probabilmente fino al termine della gara stessa, 40 e più minuti se sarà necessario, appunto martedì prossimo in diretta all'interno di BMW. Andiamo a sentire rapidamente alcuni interventi post gara per capire e anche percepire
un mini bilancio, tenendo conto che ora si inizia la post-season, partendo da coach Marco Ramondini. Sono in un momento, come dire, di grandissima felicità, perché è stato centrato un traguardo impronosticabile all'inizio della stagione e per le condizioni poi si sta sviluppando la seconda parte della stagione è un risultato ancora più clamoroso. La squadra va avanti all'interno di grandissime difficoltà, ma con una determinazione ed uno spirito di sacrificio ammirevoli, e quindi io devo esprimere tutto il mio rispetto, la mia gratitudine e la mia stima per i nostri giocatori e i componenti del nostro staff, che si stanno rivelando delle persone di un livello incredibile. Io non ho rivalità con Ferentino, io sono di Avellino, i miei cugini stanno a Roma, quindi rivalità. Per l'ambiente conta sopravvivere, vi garantisco, quella è la cosa più importante, vedere ancora il basket Veroli in gold. Penso che nessuno sia contento semplicemente del fatto che non ci sia magari Ferentino, di non vedere Veroli. Penso che la nostra ambizione maggiore debba essere quella di rivedere questo club ai nastri di partenza la prossima stagione. Con Verona, che dire, una squadra che mi sembra nel girone di ritorno abbia perso solo 3 partite. Le nostre aspettative sono giocare sempre con grande dignità e, se Dio vuole, fare 2 partite a Veroli. Ti chiedo, Alessandro, coach Marco Ramondino, dallo stesso entourage, se vogliamo, legato alla pallacanestro, ma anche insomma da molti addetti ai lavori, viene inserito, diciamo, nella pool dei migliori allenatori dell'anno. Lui si è definito un rookie durante questa ultima conferenza stampa. Secondo te meriterebbe questo premio? Ma assolutamente, assolutamente. Ha fatto una gran stagione, se siamo arrivati ai playoff tanto è merito suo di aver costruito questa squadra e di aver allenato questa squadra in questo modo. Mi sono trattato benissimo e perché non dovrebbe meritare questo premio? Non vedo il motivo. Ecco, Alessandro, abbiamo sentito Ramondino che non ha dato soddisfazione, diciamo così, all'ambiente per quanto riguarda il fatto di essere andati ai playoff proprio ai danni della cugina Ferentino. Tu in questa annata avrai sicuramente conosciuto questa rivalità con i cugini Amaranto, cugini Amaranto che avevano peraltro battuto regolarmente sia in regular season che nell'amichevole del pre-campionato che si era giocata sempre a Frosinone. Ecco, c'è un po' di soddisfazione in più nell'aver ottenuto questo risultato a scapito di Ferentino? Beh, sicuramente siamo stati sempre pizzicati perché abbiamo perso 2 partite con Ferentino. Adesso siamo sesti, loro sono noni. Meglio di così non poteva andare. Nel senso, non contro Ferentino, contro tutti quelli che ci continuano a fare domande. Allora, chi è più forte, Ferentino o Vero? Più forte Ferentino o Vero? Avete perso con Ferentino? Ok, però siamo andati playoff noi. Quindi meglio. Quindi la soddisfazione cittadini ce l'ha. C'è come. Andiamo a sentire ora il presidente della GZ Civeroli, Massimo Uccioli, colui che in estate è stato l'artefice della ripartenza di questa società, e poi vedremo anche con tante immagini che abbiamo preso dalla rete cosa può succedere da qui alle prossime settimane, grazie anche a tanti ex, grazie anche a quello che la squadra sta facendo vedere in campo e che ha riportato entusiasmo al Palasport di Frosinone. È inutile negarlo, se lo scenario dello scorso anno tutti lo abbiamo ben in mente, con un palazzetto quasi silenzioso nelle ultime giornate, siamo chiaramente su un altro pianeta, se vediamo soprattutto le gare casalinghe di questa GZ Civeroli. Dunque, Massimo Uccioli. Dice sì, perché è un'ennesima vittoria dopo un anno tribolato. Però guarda Paolo, io lo speravo in cuor mio perché ho trovato un gruppo di ragazzi eccezionali, bravi, professionisti, umili, ma sempre, capito? Non sono mai usciti fuori dalle righe, quindi questa è stata una grossa cosa per noi, per la nostra società, quindi sono molto felice. Tra l'altro rivedere tutta la gente che si è avvicinata, questo entusiasmo,
veramente ti fa battere il cuore a mille di emozione. Io sono talmente contento di essere andato nei playoff che sinceramente non ci ho neppure pensato. In realtà così a freddo posso dire che mi dispiace, perché avere un'altra realtà a competere per questa, diciamo, seconda sessione del campionato era importante per il territorio, per la crescita del basket. Ferentino forse è partita male, però aveva una squadra degna e capace di fare dei bei playoff. Purtroppo non è successo. Abbiamo sentito l'esigenza di questa urgenza perché le casse piangono, molto semplicemente. Allora, siccome sono andato a vedere il palazzetto su di Veroli, che è a buon punto, manca la copertura, e ho visto che c'è un palazzo che è veramente incredibile, mastodontico, pensare a quello che può succedere lì dentro a livello di eventi, a livello di partite eccetera, non può che darti la spinta ulteriore. Per questo ti dico che il futuro è adesso. Noi dobbiamo salvare adesso la società per poter gestire poi in seguito delle situazioni più tranquille. In fondo non sono cifre esorbitanti, bastano pochi volenterosi per mantenere una realtà che, ripeto, secondo me è molto importante per Veroli e per tutta la sociaria. Ma Verona è una squadra come le altre, abbiamo vinto noi in casa, hanno vinto loro in casa loro. Io, guarda Paolo, non sono capace di dire ma da adesso no, noi andiamo per vincere, io devo arrivare alla finale. Beh, come aspettativa non mi sembra poco, Alessandro, quella del presidente, no? Beh, siamo in ballo, balliamo. Certo, tu sei passato lo scorso anno da un presidente di un certo tipo, come Bonina del Barcellona, a Massimo Uccioli. Sì. Notte e giorno, avrebbe da dire, sì, quasi. Sì, però sì, devo precisare che il presidente Uccioli ha doti di chiaroveggenza davvero speciali, perché lui, quando uscì il calendario la scorsa estate, non so se venne proprio qui nelle nostre trasmissioni a parlare di questa ultima sfida con Barcellona dell'amico Antonello Riva, e lui diceva: guardate che noi all'ultima giornata ci giocheremo qualcosa di importante con Barcellona e la supereremo. Quindi Uccioli ha avuto veramente ragionissimo sotto questo punto di vista. Sappiamo, Alessandro, che le difficoltà del quale parlava il presidente riguardano non solo il futuro prossimo, parliamo della prossima stagione, ma anche quello che c'è di questa stagione. Il miglior segnale la squadra lo ha dato allenandosi sempre, costantemente, con professionalità, giocando e facendo vedere quello che tutti abbiamo visto alla domenica a Frosinone. Sì, sicuramente anche per noi non è facile lavorare così. Però il presidente ci ha messo la sua faccia, ci ha parlato, e noi crediamo a quello che dice il presidente. E siamo con lui, stiamo lavorando bene perché abbiamo fiducia. Paolo, anche a proposito. Perché, proprio a proposito di queste difficoltà economiche del club, alla vigilia della partita con Barcellona è stata lanciata la campagna da parte del club giallorosso "Il futuro è adesso", appunto per garantire la chiusura dignitosa di questa stagione e potersi presentare nella serie di partenza della prossima. C'è l'obiettivo di riuscire ad ottenere 300.000 euro attraverso una campagna di sottoscrizione di quote che valgono 1.000 euro ciascuna, che possono essere sottoscritte attraverso un bonifico presso la Banca Popolare del Frusinate o con un assegno direttamente presso la sede societaria. Quella che invece stiamo vedendo sono le foto di un'altra campagna strettamente connessa, promossa dal tifo organizzato del Basket Veroli, la Brigata Ciociara. Veroli non deve sparire, uniti si vince. Stiamo vedendo vecchie glorie del basket verolano. Vai, qui ricordiamo Kenny Cannavacciuolo, preparatore atletico e mental coach ai tempi di Trinchieri, Cancellieri e Cavina. Questi sono due tifosi sempre presenti al Palasport di Frosinone. Questa un'altra tifosa sempre con questo cartello in evidenza. E torniamo qui alle vecchie glorie, uno dei giocatori ai quali i tifosi verolani hanno voluto più bene, il nazionale israeliano Afik Nissim, Peppe Poeta, sempre in tema di nazionali. E poi vediamo anche un ex Veroli, ma anche ex Ferentino, Manuel
Carriso, quindi ancora più evidente questo suo messaggio. Abbiamo visto di sfuggita un ex di tempi ancora più antichi, Stefano Mantica, presente nell'anno della C1 e per metà stagione anche nell'anno della B2, entrambi campionati finiti con la promozione al piano di sopra di Vero. Non solo foto ma anche un video che ora andiamo a vedere, lo trovate anche sui vari social, soprattutto Facebook, di un giocatore che ha diviso molto spesso anche gli umori e i pareri in casa Veroli, ma è stato sempre comunque amato. Ma è stato il più amato, io, esatto. Mi sento di sbilanciarmi su questo punto di vista perché ha sempre conquistato tutti con il suo atteggiamento esuberante dentro e fuori dal campo. Esatto, allora andiamo a vedere questi pochi secondi dalla rete di Giancarlo Palombita. Ciao a tutti, volevo unirmi anch'io alla Brigata Ciociara e dire che Veroli non deve assolutamente scomparire. È una città che vive di basket, ce l'ha nel cuore, ce l'ha nel DNA, e faccio un appello a tutti gli imprenditori e tutta la gente di Veroli a non mollare. Uniti si vince. Forza Veroli! Beh, miglior segnale Paolo non poteva arrivare. No? Assolutamente, peraltro non si è visto in questo formato dell'immagine, ma se andate su Facebook, sulla pagina Facebook della Brigata Ciociara, potrete osservare come Palombita ha fatto questo messaggio indossando la maglietta d'allenamento del Basket Veroli, quella che lui ha indossato per 4 anni e mezzo. Insomma, Alessandro, anche la città si è risvegliata dopo la scorsa stagione che tu non hai vissuto qui a Veroli, sì, ma che sicuramente ti avranno raccontato. Questo grazie a voi, al vostro impegno, a quello che avete fatto vedere sul campo, ma chiaramente questa iniziativa dei tifosi non solo è lodevole, ma va anche sposata da voi come squadra, no? Beh, sicuramente. Noi in campo stiamo dimostrando che Veroli non deve scomparire, non deve sparire perché la città che vive di basket, c'è sempre stato il basket a Veroli, non esiste un basket senza Veroli, secondo me. E poi sarebbe il colmo che proprio nell'estate in cui probabilmente al 99% riuscirà a completarsi finalmente il nuovo palacoccia da 4.000 posti, quindi omologabile anche per la Serie A, per il massimo campionato, sarebbe davvero il colmo se quest'estate ci fosse il palazzetto e non ci fosse più la squadra di basket. Questo è l'entusiasmo che abbiamo preso da Instagram, grazie anche a Casella. La foto praticamente a pochi minuti dal rientro degli spogliatoi della squadra. Sì. Quanto è passato dal rientro dagli spogliatoi, la festa e il pensiero che è andato subito a Verona? Così ci facciamo da traino per gli ultimi minuti di diretta. Beh, sicuramente domenica sera si è festeggiato, si è andato a mangiare fuori, si è stati bene. Già da lunedì si inizia a pensare a Verona, c'è proprio da fare. Se si legge il roster di Verona viene da pensare, cavolo, che avversario. Tenendo conto un po' della stagione, è probabilmente l'avversario più in forma di questa parte del campionato, Trento. Scusami, Verona. Beh, sicuramente andiamo a beccare una squadra che probabilmente nessuno vuole beccare. Ma non sono sicuro che Verona è tanto contento di aver beccato Veroli. Quindi, leggendo i giornali di questi giorni, non credo proprio. Beh, sicuramente noi andremo lì per fare la nostra partita. Credo che più pressione l'abbiano loro di noi. Verona che ha chiuso il girone di ritorno da squadra con il maggior numero di vittorie, 12 contro 3 sconfitte, 5 in più di Veroli che è stata la nona per rendimento nel girone di ritorno. Stiamo vedendo le immagini della partita proprio del girone di ritorno giocata 2 mesi fa alla Pala Olimpia. Il conto in stagione, Alessandro, è tutto pari tra voi e Verona. Una vittoria per parte, più 12 per voi a Frosinone, più 12 per Verona sul proprio campo, però in questa partita di 2 mesi fa a un certo punto Verona nel terzo quarto era anche a più 30. È stata forse la partita più difficile della vostra stagione. Cosa potete imparare da quel match? Beh, sicuramente è stata una partita difficilissima per noi. Poi siamo stati bravi anche a tornare sotto. Di sicuro speriamo di non andare a replicare quella partita là. Adesso poi playoff, ogni partita ricomincia da zero. Da domenica si inizia e è un altro campionato, c'è poco da fare. Il pericolo pubblico numero uno di Verona chi è? Ce ne sono tanti pericoli pubblici. Ce ne sono tanti. Un nome? Beh, io l'anno scorso ho giocato con Callan e lui è uno che sicuramente è abbastanza lago la bilancia per quella squadra là. Sposta gli equilibri, tanto per giocare un po' con l'italiano. Se fa bene lui inizia a essere proprio molto difficile. Però è una squadra completa su tutti i punti di vista, quindi
ce ne sono tante bocche da fuoco in quella squadra là. E certo, è curioso questo derby che continua anche in questo primo turno playoff con Ferentino che lascia la staffetta di avversaria di Verona proprio a Veroli. Un derby infinito, anche se ormai più non lo potremo più rivedere sul campo. Un'ultima cosa almeno per me, Alessandro. È chiaro che l'obiettivo quando si gioca al meglio delle 5 gare, formula di questi playoff, non è probabilmente subito chiaro, perché gara 1, come tutte le serie playoff, può avere molte insidie. Diciamo che l'obiettivo è quello di poter tornare a Frosinone in Ciociaria con una vittoria? Sarebbe un grande risultato quello. Io farei la fine per tornare con una vittoria in Ciociaria. Se torni con due, meglio. Certo. Però non si fa. È l'incubo di tutte le squadre che hanno il vantaggio del fattore campo. Non si fanno i calcoli, quei playoff sono particolari. Io ho un'esperienza l'anno scorso incredibile, da primo sono uscito 3-0 con l'ottava, quindi che dire. Di sicuro il playoff, come stiamo un po', abbiamo visto anche in Eurolega, quello che succede, ogni partita è a sé, e ogni partita è a sé, uno non deve stare a pensare né se vince né se perde, bisogna giocare fino in fondo. Diciamo che è un momento astrale in cui le squadre che giocano in trasferta nei playoff vanno molto bene. Lui ha parlato di Eurolega, io ci aggiungo anche nell'NBA, dove al primo turno si stanno vedendo sorprese importanti di squadre arrivate indietro nella classifica di regular season e che invece la stanno spuntando in questo primo turno. Chissà se sarà di buon auspicio anche per Veroli. Tranne i campioni di Miami, per tutte le altre serie sono tutte un po' in precario equilibrio. Alessandro, grazie per essere stato nostro ospite, in bocca al lupo, in bocca al lupo per i playoff. Grazie Alessandro. Grazie Paolo per essere come sempre con noi, puntuale. Ci vediamo allora martedì per raccontarvi in diretta questa quella che sarà gara 2 dopo che si sarà giocata gara 1 domenica. E noi vi diamo l'appuntamento ovviamente a martedì prossimo per seguire insieme gara 2 nella sfida tra Tezenis Verona e GZ Civeroli, ma chiaramente venerdì per l'anteprima di BMW, quasi interamente dedicato al basket, ma anche lì presenteremo la vigilia dei playoff, un po' per tutto il campionato di Adecco Gold. Come sempre vi lasciamo anche in questa settimana con la top 10 che vede come numero 1 proprio la GZ Civeroli con gli highlights della 30ª giornata di Adecco Gold. Grazie. Esatto, il nostro Alessandro Cittadini. Grazie per essere stati con noi, buonanotte. Scivola Spanghero, Lombardi sopra il ferro, sceglie una mano. Si prova David Jackson che va a fare una bellissima penetrazione, sbaglia il tiro ma arriva a Cappallo. Linea di fondo per Trish, Baldirossi extra pass per Spanghero, potenziale gioco da 4 punti. Con Harris che va a trovare un canestro fantastico. Che non ha ricevuto, non è partito con la palla in mano e proprio nel momento che ci si impegna da questo compito. Mace da lay up per la schiacciata di Dominic Carci. Va a schiacciare. Bellissimo con la quintana che esulta come fosse suo questo canestro. Contropiede schiacciato da